mie considerazioni. Ok, un primo contatto, quindi cercherò di essere breve perché faremo un sacco di appuntamenti legati a questo nuovo gioiellino di casa DJI che si chiama Osmo Action, come possiamo vedere da qui sotto. La prima cosa che mi è piaciuta e che penso piacerà anche a voi è questa, ovvero la possibilità di andare a svitare e smontare completamente l'ottica per andare a sostituirla con altri filtri o con chissà cos'altro, quindi gran cosa. Tra l'altro è ermetica, si sente anche a livello di qualità di struttura, un prodotto solido. Ho casualmente qui con me anche una GoPro Hero 7 e giusto per farvi vedere le dimensioni che si assomigliano veramente tanto, in altezza direi che siamo leggermente più bassi con l'Osmo Action, in dimensioni invece di questo tipo siamo leggermente più larghi, quindi è più CinemaScope la nostra Osmo Action in confronto alla Hero 7 Black Edition. Sono spente entrambe, quindi facciamo una cosa, accendiamo tutte e due. Una cosa che vi voglio far vedere è il pulsante di accensione che è situato sopra qui sulla lente, il pulsante di record, quindi lo shutter, che è posizionato di qua, che è praticamente una fotocopia della Hero 7 Black Edition. Ovviamente non saranno intercambiabili le custodie perché le dimensioni sono differenti. Qui sopra direi che c'è il reparto legato all'audio, quindi microfono. Lateralmente abbiamo uno sportellino identico GoPro, si assomigliano veramente tantissimo, guardate che roba. E all'interno abbiamo una USB Type-C e lo spazio per la micro SD. Qui sopra abbiamo un altro pulsante, per ora la telecamera è spenta quindi non sta ancora facendo nulla con questo pulsante, accensione, shutter. Nell'altro lato abbiamo quest'altra griglia che sembrerebbe essere un altro altoparlante, quindi un altro microfono, scusatemi, e qui invece nella parte sotto, nell'angolo, abbiamo un piccolo blocchettino per andare a aprire la batteria, direi. Qui davanti ho il responsabile DJI Italia No, non è del vero, mondo, non è ma non vero. vuole farsi riprendere, quindi mi Ma sta non è dando i vero. consigli. Allora, qui ci sono due piccoli lock. Un lock ce l'abbiamo in questo punto qui e l'altro lock ce l'abbiamo in questo punto qui. Andiamo a pigiarli entrambi, ecco qua, e tirandoli fuori entrambi scopriamo la piccolissima batteria da 1300 mAh. La batteria di GoPro invece è di 1220 mAh, quindi 1300 contro 1220. Vedremo quale delle due poi durerà di più. Nei prossimi video faremo un po' di test Posso anche dire una per cosa vedere. semplice, ma per me molto buona? Facciamo una pausa. Osteria della Cavazzone, ragazzi, se non ci siete stati, passateci perché merita, ve lo garantisco. Tortellini oggi. Cioè, ma dove l'ho trovato un'altra recensione come questa? Così, eh? Gran bouquet. Un brindisi all'Osmo Action. Saluta. Sì. No, Grazie mille, io lo chiedo per inserire la batteria invece basterà semplicemente andare a riposizionarla qui. È carino come metodo di batteria, tra l'altro ha un O-ring, quello arancione che vedete è un O-ring che permette appunto la resa stagna fino a 11 metri e poi clic, si va a cliccare e a chiudere in questa maniera qui. Plastiche ottimali, vetro davanti molto grande. Andiamo ad accendere entrambe le telecamere e vediamo come si comportano anche come tempistiche di accensione. Quindi mi sposto così, GoPro accensione sul lato, Osmo Action accensione superiore, le pigio entrambe contemporaneamente. Osmo Action acceso in 0 secondi, GoPro un pelino più lenta effettivamente, ma pochissima roba. Lo schermo dell'Osmo Action, così a occhio, è più grande, sì, decisamente più grande, si vede meglio, cacchio. Lo schermo frontale invece è spento, sto già registrando, ma vedete che lo schermo frontale non è attivo, quello di GoPro invece rimane attivo. Questo LED ci sta ad indicare la registrazione. Ora cercherò di capire come si fa a accendere lo schermo frontale. Mentre guardiamo un po' i dettagli tecnici di questa telecamerina che
già mi piace con questo schermo veramente ampio e con questo field of view di 145 gradi, vi posso dire che la telecamera ha un dual screen, una stabilizzazione rocksteady. Se vedete la stabilizzazione così è senza, se vado ad attivare la stabilizzazione semplicemente con uno swipe verso l'alto attivando rocksteady qui in alto, vedete, ho attivato rocksteady, esco, touchscreen molto molto valido, funziona molto bene. Guardate che cosa succede con la stabilizzazione attiva. Accidenti, sono già arrivati i tortellini? No, le uova di qua. Le abbiamo diviso a metà, così. Cioè, ragazzi, qua. Qui serviamo, con permesso, delle uova di quaglia del Tegamino. Sono una crema di cioccolato stufato con pancetta croccante e un pan brioche alla frutta secca tostato. E buon inizio. La bomba. Oh, ragazzi, io fermo la recensione, cioè proseguo dopo. Buon appetito. Ho finito di mangiare i tortellini, buonissimi, bravi i ragazzi dell'osteria Cavazzona. Riaccendiamo la telecamera che si accende veramente in un nanosecondo. Ho attivato la stabilizzazione elettronica. Guardate una cosa che succede con la stabilizzazione elettronica attiva. È un primo contatto con questa telecamera, quindi nei prossimi video andremo a migliorare queste informazioni. Però guardate cosa succede con la stabilizzazione, è rallentata a dei livelli notevoli in confronto alla Hyper Smooth della GoPro. Se non avete visto il video della GoPro, qui sopra in alto trovate la recensione della Hero 7 Black Edition, così capite anche la differenza della stabilizzazione. Questa cosa mi ha un po' colpito. Andiamo a dare un'occhiata a come funzionano anche i menu. Ah, la telecamera è praticamente identica alla GoPro Hero 7 Black Edition come qualità. La cosa che però ho solo letto online e andrò a sincerarmene una volta che avrò fatto la recensione completa e soprattutto quando andrò a scaricare i file, è che si parla di 100 megabit per secondo per quanto riguarda la velocità di trasmissione dei dati. Quindi potrebbe essere meglio della concorrente, perché parliamoci chiaro, questa è la concorrente diretta di questa, che sta intorno agli 80-83 megabit per secondo. Quindi vedremo le due immagini e valuteremo come muoverci. Come sì? Tu vieni, tanto non ti preoccupare, sei benvenuto. Ottimo. Cosa gradite? Io farò un po' prendo un dolce. Abbiamo 5 minuti per un dolce, nel frattempo proseguiamo con il nostro vinello, perché sì sì, benissimo, super, veramente fantastico. Buono. Il produttore dei prodotti, fatto bene, è una delle parti che mi fa velocissimamente un dual screen, stabilizzazione rocksteady che avete visto che però non è così particolarmente performante, forse anche perché è la prima release o perché magari c'è da metterci le mani all'interno del menu, cosa che effettivamente durante un pranzo a tortellini con il grande capo di Attiva che abbiamo qui di fronte, il distributore di DJI per quanto riguarda l'Italia, diventa difficile riuscire a vedere effettivamente tutte le peculiarità e le potenzialità di questa telecamera. Però insomma, diamoci un'occhiata ugualmente. Dual screen, rocksteady stabilization, un 4K in HDR, un 1080p. Si parla di 8x. Sulla scatola ci sarà scritto 8x. Io pensavo fosse un 8x di zoom, invece loro intendono un 8x di rallenti, di slow motion, perché la telecamera ci permette di andare fino a 240 frame al secondo. Andiamo in modalità video e questi sono i vari menu che possiamo andare a visualizzare. Per quanto riguardano il bilanciamento del bianco, per quanto riguardano il reparto color che ci permette di andare in normal o in D cine-like, per quanto riguarda invece the warp, che non è altro che la possibilità di togliere il fisheye. E poi per il formato abbiamo la possibilità di scegliere se andare a riprendere in MOV piuttosto che in MP4. Mi sono perso in questo menu, in realtà volevo entrare in questo, non sono ancora abbastanza veloce nei vari menu perché ho qualche lentezza legata alla non conoscenza del software, che tra l'altro è solo in inglese. Quindi ricordatevi che questa è solo
un primo contatto di questa telecamera. Poi, non appena avrò la possibilità di averne una per qualche giorno, creerò proprio una recensione completa dalla A alla Z per quanto riguarda l'Osmo Action. Abbiamo la possibilità di avere anche il controllo vocale, ragazzi. Quindi il controllo vocale, che per ora è solo in inglese perché la telecamera è settata solo ed esclusivamente in inglese, ma abbiamo una lista di comandi che ci permette di dire start recording, stop recording, take photo, screen switch. Voilà, guardate come si è attivato il monitor davanti. Basta dirgli screen switch e lei gira. Ma è il menu cinese che mi ha fregato. È il menu cinese che ci frega. Screen switch. Non serve neanche dirgli un comando ulteriore, tipo, boh, che ne so, Osmo Action, fai qualcosa. Screen switch? No! Voice control, command list, take photo, e poi c'è anche, avete visto? Take photo, e ha preso la foto dandomi il countdown sul monitor. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Take photo. Ok. E poi c'è anche, abbiamo visto, shutdown. Bella, è un bel giocattolino. Waterproof fino a 11 metri, quindi un metro in più della GoPro Hero 7 Black Edition. Questa cosa mi fa un po' sorridere. Ottiche smontabili, l'abbiamo detto. Possibilità di fare slow motion fino a 240 frame per secondo. E anche la parte relativa ai timelapse è interessante. Riaccendiamo la telecamera con il pulsante superiore. Sono abituato con il pulsante laterale, che non ho ancora testato. Quindi ora vediamo, prima di vedere la parte delle foto, a cosa serve il pulsante laterale. Ah, serve per spostarsi nei vari menu, vedete? Sono vari menu legati a, vediamo, C1 video più 4K 60 frame, Rocksteady on. Poi video, HDR video, slow motion, timelapse, eccolo qua, e hyperlapse anche. Quindi c'è la possibilità di creare anche un hyperlapse. Ovviamente tutte queste funzioni, nella giornata di oggi in cui facciamo semplicemente un primo contatto con la telecamera, non mi è possibile, cioè ci sarebbe un video di un'ora. Voglio fare dei video dedicati ad ogni singolo discorso, però abbiamo la possibilità appunto di fare foto singole, continue, conto alla rovescia come abbiamo visto, multiple e continuous shot, intervallometri, quindi timelapse, e anche sezione dedicata all'hyperlapse, su cui vorrei perdere magari una puntata intera di questa sezione di video che dedicherò all'Osmo Action. Magari farò una playlist che metterò anche qui sopra, così potrete andare a cliccarci se volete vedere tutti gli altri video. Abbiamo detto che le dimensioni sono differenti dalla GoPro, abbiamo detto che ci sono profili, colori differenti, quindi possiamo girare in decine like, quindi mi viene il dubbio, farò anche un video dedicato alla possibilità di utilizzare ProTune versus Decine Like, c'è questo vantaggio estremo che potrebbe essere quello di fare un video direttamente in Cine Like per poi uniformarlo meglio con i droni, perché giustamente casa DJI permetterà di fare un video a terra con un profilo colore veramente simile al profilo colore che ci sarà per aria con il drone. Tanta roba sta cosa. Lo shutter speed è regolabile, ma non come GoPro che dà un range, un cinquantesimo, un centesimo, un duecentesimo, un quattrocentesimo e un ottocentesimo. Su Osmo Action completamente diverso, un cinquantesimo, un sessantesimo, un ottantesimo, un centesimo, un centoventesimo, arriviamo fino a un ottomillesimo. Ci daremo un'occhiata anche in questa cosa qui sulla recensione completa. Intanto vi faccio vedere le cose che mi colpiscono di più di questa telecamera, anche sulla parte degli intervalli di tempo per quanto riguardano i timelapse. Vedete che abbiamo la possibilità di selezionare i secondi. Lo schermo LCD è di un responsive, di una facilità di tatto che è veramente notevole in confronto
all'Aero 7. Mi tocca fermarmi. È arrivato il dolce momento. Crema catalana. E la panna cotta tre strati. Tre gusti di panna cotta classico, gusto gianduia e cacao 70%. Buon divertimento. Grazie, mamma mia ragazzi. Mi devo fermare di nuovo. Quindi GoPro Hero 7 Black Edition audio e Osmo Action audio. Valutate voi, stiamo registrando a 4K a 50 frame al secondo. In realtà poi io esporterò tutto a 1080 a 25, però intanto vi fate un'idea. Nei prossimi video vedrete meglio sia l'audio test che il video test. Non ho trovato nessun menu dedicato al live streaming, una cosa che mi avevate chiesto durante la live dell'altro giorno. Ci dobbiamo dare un'occhiata con più calma nelle prossime settimane, ma seguitemi sul canale e soprattutto bevete questo qui, che bevete il Duc du Nové, come si dirà, non lo so. Lo consigliamo a tutti. Se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, valutate la possibilità anche di iscrivervi al canale, di modo che possiate rimanere informati su tutto quello che riguarda l'Osmo Action, ma anche sul mondo dei droni e su tutto quello che riguarda anche le videoproduzioni. Dobbiamo dare un'occhiata anche alla durata della batteria, ma oggi non ci è possibile perché abbiamo terminato i tortellini e stiamo terminando il vino. Quindi finito il vino, finito il gioco. Faremo anche un test dedicato all'Hypersmooth contro il Rocksteady e direi che vi ho detto tutto quanto, ragazzi. Se avete delle domande potete scriverle qui sotto nel commento, di modo che io possa inventarmi qualche nuovo video dedicato alla action cam del momento che è appena uscita. Non mi resta che salutarvi. Io ringrazio tantissimo Attiva che mi ha dato la possibilità di fare questo video in anteprima italiana. Iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che verranno pubblicati sul canale. Qui sotto troverete anche il canale Telegram in cui metto tutte le varie offerte e i link per risparmiare magari qualche soldino per i vostri acquisti. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo con il prossimo video, ce ne saranno tantissimi dedicati all'Osmo Action. Grazie a tutti, ciao! Lei, così, cioè, lei sa che questo è il nuovo DJI, sì. Osmo Action. Spegni. Anche lei conosce l'Osmo Action. Ormai sei il protagonista di questo video, cioè, sappilo. È un onore, vi ringrazio per essere passati a trovare quella cavazzona. Vi aspetto tutti.